Buonasera, benvenuti a un'altra puntata di Nero su Bianco. Da pochi giorni, dunque, la giostra del Saracino che è andata agli archivi, una giostra che ha visto ancora il trionfo di Porta Santo Spirito, ma sono tanti ovviamente gli argomenti di cui parlare, soprattutto sulla manifestazione, una manifestazione che ha fatto parlare molto sui social, dalle riprese televisive, insomma, ad altri aspetti di questa edizione. Ne parleremo con alcuni protagonisti che rappresentanza dei quartieri e con il sindaco di Arezzo, Alessandro Ghinelli. Buonasera, Ben bentornato. trovati. Grazie poi a Piero Franchini che è qui con noi, non c'è David Faltoni questa sera che salutiamo. Eccolo qua Davide è a correre, tu lo sai che lui va a correre, quindi lui con questo Quindi caldino, adesso sta capito? correndo. Beato lui in Guarda, questo caldino, capito? grazie di questa precisazione, siamo più tranquilli. Noi qui con la giacca e la cravatta, lui e lui corre, ci fa corre. Non corre piacere. giostra, però, non corre per il No, momento, insomma. non deve correre giostra, sa. L'anno corsa invece a Porta Santo Spirito l'hanno vinta ancora con Ezio Gori che ritorna con noi. Buonasera, rettore del quartiere. Poi Emanuele Fabbri che invece è un consigliere di Porta Crucifera. Buonasera. Buonasera a voi. E poi il rettore Francesco Fracassi di Porta del Foro. Come Buonasera. potete vedere, manca un rappresentante di Porta Sant'Andrea. Si scusa il rettore Maurizio Carbonea per impegni, non può essere qui questa sera. Ovviamente è uno dei quartieri dove c'è più attenzione per capire cosa accadrà, se accadrà qualcosa, dopo che lui stesso ha definito un fallimento la giostra appunto appena trascorsa. Io partirei con il sindaco da una nota di queste ore di Arezzo in Comune, non so se l'ha letta, che dice che in sostanza che la giostra del Saracino è diventata un affare del sindaco, perché l'ha stravolta dalla consegna della lancia che appunto è cambiata, ad altre novità, quelle che vorrebbe cambiare. Che cosa rispondiamo? Diciamo che non risponderò sulla stampa, mi fate questa domanda e rinvio l'addebito a chi lo ha diciamo, presentato. La giostra è degli aretini, la giostra viene corsa dai quartieri, non c'è mai stata decisione anche in maniera dialettica che non sia stata discussa in istituzione giostra, quindi con i quartieri. La scelta che inizialmente non aveva il favore dei quartieri, ma poi in realtà si è dimostrata corretta, della consegna della lancia al terrazzino, è nata per risolvere un problema oggettivo di sicurezza nel momento in cui la lancia veniva consegnata in tribunale. Devo anche dire che questa nostra scelta è avvenuta all'inizio del mandato, diciamo l'anno scorso, delle tre giostre abbiamo fatto la consegna sul terrazzino, ma in realtà se quest'anno non ci fosse stata già quella scelta, probabilmente saremmo stati costretti a prenderla, perché con le misure di sicurezza che la Questura e la Prefettura ci hanno suggerito, non dico imposto, sarebbe stato impossibile pensare di consegnare la lancia nelle condizioni storiche in tribunale. Per il resto io ho fatto un accenno di passaggio sul tema del saluto con le balestre, ma troveremo il modo o per renderlo più efficace o per, non so, cambiarlo. Cioè, i cambiamenti sono stati marginali. La giostra è una bellissima manifestazione che è uguale a se stessa da anni. Le cose che sono cambiate sempre con l'accordo dei quartieri. Ricordo la più importante, quella del cronometraggio delle carriere alla fine, poi, no? Il tabellone è sempre lo stesso da anni e quindi ci si confronta ad armi pari, quindi io credo che sia diventata sempre più bella e devo dire anche sempre più sicura, perché in quest'anno, nonostante tutte le preoccupazioni, non è successo niente, per fortuna c'è stata una grande maturità da parte dei quartieri. Certo, è una giostra monopolizzata, quindi alla fine è stata, come dire, anche un po' facile, no? Anche perché, insomma, appunto, come si diceva nelle interviste prima, da quando è stato eletto sindaco, ha vinto sempre lui. No, 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 io considero la mia prima lancia Crucifera, a è Porta vero, Crucifera, la seconda a Sant'Andrea è vero. e poi alcune a Santo Spirito. Alcune. Aspetto Aspetta di l'amico consegnarla. Fracassi perché francamente vorrei consegnarla a Non tutti. vedremo quindi la tua immagine nella lancia, perché lì si ipotizza anche che potrebbe esserci No, questa non l'avevo sentita, nella lancia, quindi non la voglio cioè, sentire, non la no, voglio sentire. Ma scherziamo.
Allora, nel complesso, ecco, da spettatore, un giudizio sulla giostra, cioè nell'insieme, come serata, come stata? Ma a me è piaciuta parecchio, devo dire che tutte le volte è una giostra diversa, è sempre quella se stessa, ma è sempre diversa. Certo, l'apertura di piazza con Scortecci che marca il primo 5 ha poi condizionato tutto il resto. Però ho visto delle cose belle, ho visto, lo devo ammettere, ora non me ne vogliono gli altri quartieri, ma l'ultima carriera di Elia, incredibile, cioè ha tirato un 5 in delle condizioni stroposferiche, secondo me. Non so se sbaglio, mi corregga il rettore, vista da dove l'ho vista io, cioè dal terrazzino. E quindi una giostra bella, una giostra che sì, da sindaco la sento molto mia, ma non mia di Alessandro Chinelli, mia della città, insomma, che ho l'onore di rappresentare. Ezio Cocchi, che a caldo ci aveva detto: abbiamo vinto sulla Lizza, abbiamo vinto anche fuori. Era un commento a caldo che, diciamo, no, confermi? È un commento a caldo che confermo, perché noi, oltre ad aver vinto sotto l'aspetto tecnico, io sono molto contento del comportamento non solo dei figuranti in piazza, ma anche dei tifosi simpatizzanti di Santo Spirito nelle tribune. E questa cosa qui mi ha inorgoglito molto, anche se è vero che il nostro quartiere, insomma, è sempre stato abbastanza corretto in piazza, e l'averlo confermato anche sabato nella giostra appena trascorsa è un'ulteriore conferma, fermo restando anche le raccomandazioni che sono arrivate dalla questura, dalla prefettura e dal nostro sindaco di cercare di andare in piazza in maniera il più civile possibile, e il quartiere ha risposto alla grande. Ecco, comincia ad essere, cioè, 4 vittorie consecutive, e partiamo anche però, diciamo, dal 5 che diceva Alessandro Chinelli, perché anche su Facebook, no, sono stati diffusi degli scatti che, cioè, si è messo anche molto in dubbio questo 5. Io personalmente dal pacchettino dei rettori si capisce male il punteggio realizzato, a meno che non sia nettissimo, però ultimamente la giuria ha sempre lavorato bene, non sono stati mai smentiti sulla lettura del punteggio, e confido anche questa volta che sia una lettura giusta. E certo, dalle fotografie, dalle ferme immagini dei fotografi si capisce poco, però sono convinto che sia anche di un millimetro, ma il 5 è stato realizzato da lì in una carriera veramente, come ha detto il nostro sindaco, veramente eccezionale, perché una carriera sottoposta a dei disturbi incredibili, insomma. E nonostante tutto, Elia con grande coraggio ha portato il cavallo sotto il burattolo, l'ha tenuto sotto, e anche a rischio della sua incomunità è andato a centrare il 5, insomma. Io non credo che tanti altri giostratori avrebbero potuto fare una carriera del genere. E questo qui però mi fa fare una riflessione aggiuntiva, quella che se non fosse stato Elia sopra quel cavallo con il disturbo di Sant'Andrea Porta Crucifera, molto probabilmente si poteva creare una situazione veramente brutta, spiacevole per la giostra del Saracino. Dopo le raccomandazioni che c'erano state fatte dal prefetto e dal questore e dal nostro sindaco. Non ci dimentichiamo che quel cavallo da un'intrusione sulla Lizza violenta in quel modo poteva scartare e buttarsi su addosso i figuranti di Porta del Foro. È stato lì perché Lia lo ha costretto a stare lì. Insomma, abbiamo corso un bel rischio, abbiamo corso un bel rischio. E approfitto anzi per fare complimenti al quartiere di Porta del Foro, perché l'anno scorso c'era stato un po' non di discussione, insomma, di battute fra me e il rettore Fracassi, no? Che ci fu anche l'anno scorso una carriera di Elia un po' disturbata. Io mi sono permesso una settimana di telefonargli e di fargli complimenti per il comportamento del suo quartiere in piazza, che era quel comportamento che avevamo dato la parola d'onore che avremmo tenuto tutti i quartieri, e purtroppo così non è stato. Ecco, Emanuele, lì c'è stato un momento, no, di immagine anche dovuto alla tensione, insomma, ecco, come si possa spiegare, no, che cosa si può dire, ecco, per, diciamo, raccontare, no, quei momenti, no, un po' concitati. Non c'è proprio una spiegazione, sono quei momenti in cui dare una spiegazione penso che sia impossibile. Fa parte della manifestazione, può essere accettato o meno, purtroppo capita anche questo. Quartiere, come si è vissuta questa, che atmosfera c'è? Cioè, immagino delusione, ma come è stata, come viene vissuta?
Chiaro, la delusione c'è perché non abbiamo portato la Lancia a casa, però dall'altra parte siamo contenti e fiduciosi. È nata una nuova coppia, il popolo è contento e vediamo, siamo pronti per settembre. Per settembre. Allora, sentiamo anche il rettore di Porta del Foro, ecco, che intanto che giudizio sulla serata in generale e, ecco, e su quello che diceva Ezio Gori, insomma, se ecco, sono episodi che alla fine bisogna accettare appunto perché la giostra è anche questo, come a volte qualcuno sostiene. Innanzitutto lo ringrazio perché avete telefonato, mi ha fatto complimenti, è una cosa che fa comunque piacere. Penso che la giostra, per noi che la facciamo, perché siamo degli attori, non delle comparse, ma degli attori principali, credo bisogna arrivare ad averne più rispetto, soprattutto noi che ne siamo i componenti. È poi difficile imporsi, faccio un esempio, con chi fa parte del pubblico in piedi, se i primi a non osservare un comportamento corretto sono i figuranti che rappresentano il quartiere, diciamo, a pieno titolo, indossando i colori del quartiere stesso. Credo che noi dobbiamo veramente prendere in considerazione di voler più bene a questa manifestazione, noi che la facciamo, che ci lavoriamo tutto l'anno, anche perché poi il disturbo è realmente fine a se stesso. In questo caso, per dire, non ha impedito ad Elia di fare il 5, il gran 5 che ha fatto, per cui credo che disturbare le carriere sia un qualche cosa che ci portiamo dietro da qualche anno fa, ma credo che alla soglia del 2020 non si possa continuare a tollerare certi comportamenti. Sindaco. Sì, su questo, se mi permettete, vi do anch'io una piccola considerazione. I disturbi, oltre che a creare il problema al giostratore, se dovessero risolversi in una uscita del cavallo dalla lizza, noi rischieremmo tutti di vederci imporre le barriere fisiche ai margini della lizza, che sarebbe la fine della manifestazione, perché il decreto Martini ancora quest'anno è stato, come dire, ottemperato con la pendenza addolcita di raccordo tra la lizza e la piazza. Ma è una misura che è stata anche quest'anno accettata un po' torto collo, perché la misura che chiede il funzionario che arriva, tutti gli anni purtroppo ne arriva uno nuovo, era quella di mettere le transenne e noi siamo riusciti a convincerlo che non è il caso. Ecco, vorrei dovermi trovare un domani a un incidente che poi ce le rende praticamente indispensabili, quindi bisogna veramente fare uno sforzo tutti quanti per evitarle queste cose. Comunque abbiamo letto anche sul Palio di Siena, adesso ci saranno restrizioni notevolissime. La roba quindi da matti. Allora, sentiamo Piero, dopo vediamo proprio anche un bilancio della sicurezza, che appunto è andato tutto liscio. Piero. Dunque sì, tutto liscio, ma secondo i social, secondo un po' di giornali, non proprio tutto sulla sicurezza, dico. Sulla sicurezza, io in generale. No, sulla sicurezza tranquilla, tutto è stato bello, anzi diciamo che proprio è stato, credo, uno degli anni migliori, insomma, no, per dire, perché anche come sfurfurine, come si dice così, in campo ne abbiamo viste poche, insomma, no, per dire. Quindi ecco, ma ci sta. E quindi per quanto riguarda invece appunto questa manifestazione, che è importante ed importante per la città, appunto, che però ecco, mi sembra che rimanga un po' troppo nostra, per dire, ecco, perché è molto difficile estenderla al di fuori, perché chiaramente gli appassionati della città, per dire, che guardano la giostra, chiaramente ci sono e ce ne sono tanti. Però ecco, secondo una piccola indagine interessa al 30-35% della popolazione. Ecco, mentre invece secondo me avrebbe bisogno di essere, diciamo, irradiata un pochino più all'esterno. Come fare? Non lo so, però ecco, è difficile, io credo. Però ecco, le reti, sia Rai che appunto diciamo Mediaset eccetera, anche nei tempi hanno sempre detto che è una manifestazione un po' lunga, un po', quindi poco televisiva, e quindi ecco, com'è possibile trovare qualcosa che appetisca un po' e creare un po' di fantasie, diciamo, per poterla rendere anche televisiva a quei livelli, perché sarebbe bella poterla irradiare nel mondo, anche per la sintesi. Esatto, sì, però ecco, la sintesi proprio bisognerebbe, mezzo di diretta, non credo che bisognerebbe cercare di crearle anche come istituzione, creare dei momenti per fare delle sintesi che siano interessanti. Sì, sicuramente ci si potrebbe pensare, però il
percorso non è semplice, perché appunto noi abbiamo da un lato la tradizione, dall'altro l'esigenza dei quartieri di correre la giostra per vincere la lancia, perché questo è il loro mestiere. Tutto quello che può rappresentare una modifica è accolto in maniera sostanzialmente dialettica da parte dei quartieri. Non dico che non ci si possa pensare, però il percorso di avvicinamento a una riduzione dei tempi morti secondo me è molto periglioso. Molto più, come dire, praticabile la soluzione della sintesi fatta a posteriori e quindi il lancio della trasmissione non in diretta ma in differita. Quello si può fare tranquillamente. Addirittura si può farcire la giostra del Saracino con immagini della città, con scorci, con percorsi didattici delle appunto che abbiamo delle cose molto però belle. Diventa un programma dedicato al Saracino e non la diretta Saracino, una cosa diversa. Cioè nel senso ci vogliono sponsor, ci vogliono sicuramente ci vogliono risorse, ma questo diciamo che in campo le riusciamo a mettere. Ora preoccupiamoci di ragionare sul Saracino, se mi permettete, perché non me ne voglia Cori, ma insomma io vorrei dare la lancia anche a qualcun altro, vi dovete organizzare ragazzi, ma che storia. Dai. Non fa sbagliare. Allora, vediamo allora questa piccola clip di Chiara Salotti sulla sicurezza. E abbiamo visto insomma dei mezzi, eccetera, tutto andato per il verso giusto. Vediamo. È stata la prima giostra super controllata. È scattato infatti per l'edizione di giugno il piano sicurezza, anche in conseguenza ai recenti fatti di Torino. Piazza blindata, doppio filtraggio all'ingresso, divieto di portare in Piazza Grande fumogeni, petardi, no anche a trombe da stadio ed altri strumenti sonori, indesiderati anche ombrelli ed aste rigide. Può sembrare banale, ma portare degli oggetti che in un momento di panico possono creare dei problemi o che possono essere usati per altri fini, questo la gente lo deve sapere, deve imparare anche a recarsi a delle manifestazioni, magari con un bagaglio più leggero, tanto siamo lì 2 ore, basta la bottiglia d'acqua e la macchinetta fotografica e un bel sorriso e ci godiamo tutti la manifestazione. Stretta infine sugli alcolici, piazza off limits per chi è in stato di evidente ubriachezza. A stabilirlo sono state 3 ordinanze firmate dal sindaco di Arezzo, Alessandro Ghinelli. C'è soltanto un'attenzione particolare, la testa messa da chi si occupa di sicurezza sui vari piccoli problemi che potrebbero nascere e le procedure previste per evitare che abbiano conseguenze nefaste per i cittadini e per i giostratori. Misure dettate a tutela dell'incolumità pubblica che erano già scattate in occasione della prova generale e che saranno estese anche per l'edizione di settembre. Dunque ingressi controllati con un doppio filtraggio, prima una sommaria perquisizione e poi verifica con il metal detector per evitare ogni tipo di confusione e panico. Utilizzeremo degli steward professionalmente qualificati, più integrati dai volontari, e soprattutto sui volontari noi facciamo molto affidamento, cioè devono essere il punto di collegamento con i quartieri. Agli spettatori era stato chiesto di arrivare con largo anticipo proprio in vista dei serrati controlli. Alla fine tutto ha funzionato, le tribune si sono riempite poco per volta ma senza disagi per gli spettatori. Sì, da notare vabbè, questo fatto delle bottiglie, il metal detector e la presenza degli steward, queste diciamo le novità, tra l'altro vestiti in costume, almeno quelli che abbiamo visto alcuni in piazza. E, tornando invece a questa nota di Arezzo in Comune, tra le altre cose diceva anche che l'istituzione giostra dovrebbe essere aperta di più rispetto alla composizione attuale. C'è qualcuno che ha detto anche che è una lobby. Ullala. Vogliamo sapere chi l'ha detto, quindi insomma, potrebbe aprirsi ulteriormente come composizione? Va bene così? Io, per come la conosco io, l'istituzione giostra, che ne faccio parte da 9 anni, credo che sia in questo momento una composizione giusta, cioè quella composta da 4 lettori e da un presidente, perché avendo sentito come era nel passato, quando c'erano persone esterne dalla giostra, e a volte non si trovava mai il tempo di riunire un CDA, perché per perdere giornate di lavoro, impegni familiari, ci vuole una gran, se uno non ha una gran passione per la giostra, no, le prime volte può essere presente, ma poi alla lunga si disinnamora, insomma, perché ti posso assicurare che è un gran bell'impegno, sia come tempistica che di responsabilità. E ti posso dire che si fa perché c'è una grande passione, ma non è certo un divertimento e un piacere far parte del CDA, è un senso di responsabilità e di amore verso la giostra del Saracino, si fa soltanto per motivazione, e credo persone
più indicati, gli elettori che sono lì a ricoprire quel ruolo per mandato di un popolo, nel mio caso quello giallo-blu, e per i miei colleghi per i loro rispettivi soci, io credo che i quartieri si sentano ben rappresentati dal proprio rettore in istituzione nel momento in cui è in carica. E tra l'altro, Emanuele, voi avete avuto negli ultimi anni un grande ringiovanimento, no? Questa dimostrazione che i giovani si avvicinano al quartiere. No, di giovani ne abbiamo tantissimi, infatti li ringrazio per il grosso aiuto che ci hanno dato nei 10 giorni che abbiamo organizzato. Ma comunque anche il consiglio è molto giovane. Infatti, quindi questo è colpito fin da subito, sì. Insomma. E chiedo anche la stessa cosa invece sempre sulla composizione dell'istituzione a Francesco Fracassi, se ecco, va bene così l'istituzione. Io, detta in maniera molto franca, sento un gran parlare di istituzioni, di vari problemi che derivano eventualmente, di cose che gestite male dall'istituzione, ma in concreto poi non abbiamo mai esaminato un'alternativa valida per poter gestire questa che è la manifestazione più importante della città. Pertanto io credo che fino ad oggi l'istituzione sia un organo che sta lavorando bene, adempiendo quelli che sono gli obblighi, quindi facendo sì che la giostra si organizzi tutti gli anni, tenendo a bada i costi, cercando di mandare avanti appunto questa tradizione. Per poter parlare di eventuali problemi credo si debba anche discutere se ci possono essere delle alternative, come metterle in piedi, ma questo magari non è un problema che riguarda il CDA, ma è piuttosto un problema che eventualmente analizzerà il sindaco con la giunta. Ecco, sentiamo comunale. se c'è un'idea di riforma o se invece si ritiene questo il modello appunto quello migliore. Ma diciamo che ci si sta un po' pensando, perché bene o male poi alla fine la parte organizzativa ritorna sempre sulle spalle del comune, no? Quindi certo. Sugli uffici comunali, e quindi anche a livello di risorsa è il comune che è fortemente coinvolto. Io credo che, senza parlare di riforma, comunque un cambiamento potrebbe in qualche maniera essere introdotto con un organo tecnico che abbia un potere decisionale importante messo in mano ai quartieri, che per tutto quello che riguarda la parte tecnica della giostra hanno, direi in maniera quasi totalitaria, la responsabilità e le competenze per poter mettere bocca. Per quello che è l'organizzazione, i costi, la gestione della piazza e di tutto quello che sta intorno alle carriere, alla fine è il comune che se ne deve responsabilizzare, quindi una divisione di questo tipo può essere messa in pista. Piero, ti è piaciuta come... Io voglio rappresentare un po' quello che è stato detto tutti i giorni e le telefonate che abbiamo avuto appunto e poi sui social. Ecco, da qualche anno la regia non è che poi si piaccia molto. Televisiva, però televisiva, parliamo della piazza. Parlo sempre della regia televisiva, perché io, noi siamo in televisione, quindi parlo di quello che viene trasmesso alla gente che non può o non vuole andare al Saracino in piazza. Quindi ecco, secondo me, infatti, me la sono guardata tutta e quindi ecco, e onestamente devo dire che anche a me non mi è piaciuta. Ci sono stati dei momenti in cui appunto dei momenti eclatanti come quello ad esempio di non aver mai inquadrato il tabellone, momenti eclatanti come quelli per dire di sbandieratori, di averli visti sempre lì in, tutti insieme con queste bandiere che volavano di qua di là, e invece qualche particolare qualche volta sarebbe stato anche bello, per dire. Ecco, c'è stata ecco molta inquadratura appunto a campo largo, e quindi ecco sì, la nostra piazza è bella, e questo è vero, però ecco, diciamo che secondo me, essendo una manifestazione appunto cavalleresca, è una, chiamiamola così, anche una gara, e quindi è bello anche avere dei momenti appunto più vicini, più particolari, quindi io credo che è difficile per una persona che viene da fuori, c'era stata quella di prima che purtroppo anche lì era stata una disgrazia, perché onestamente poi era stato scoperto anche qualcosa di brutto nella proprietà del server, no? Mi risultava, insomma, no? E quindi, però ecco, credo che chi non conosce bene la giostra, chi viene per fare, per dire la regia, e magari non è magari aretino, credo che è molto difficile. E quindi ecco perché? Perché è chiaro che ci sono certi particolari che magari a chi che viene da fuori sfuggono. E quindi ecco,
Io secondo, anche qui bisognerebbe un attimino rivedere un po', perché onestamente delle lamentele su questo campo ce ne sono state tante. Ecco, più che altro mi leggo a questo, no? Ha colpito la tempistica, cioè perché ci si è ridotti alla fine per scegliere questa registrazione. Esatto, no, allora questa è una sua spiegazione, perché anzitutto sgombriamo il campo. Sì. Il contratto che ci legava alla regia dell'anno, dei due, cioè dell'anno precedente era conclusa, sì, e quindi era comunque da rinnovarsi. A quel punto la decisione che è stata presa è stata di fare un unico contratto al server che garantiva anche la regia. A quel punto il server ci ha dato la possibilità di scelta tra quattro nomi, e tra questi quello, diciamo, più blasonato, quello che aveva il curriculum più interessante, è il regista che poi ha fatto la giostra, che ha fatto le Olimpiadi, ha seguito il Giro d'Italia, quindi un regista sportivo in grado di cogliere l'evento agonistico. Evidentemente Nonna Retina non conosceva il Saracino, però si è documentata per quanto ha potuto, aveva accanto un aiuto regista retino di lunghissima tradizione, e qualcosa è scappato. Io lo ricordo, l'ho visto anch'io, e quindi ci sono stati dei momenti di caduta di tensione. Premesso che c'è stato l'incidente delle luci che ha rallentato artificiosamente di 20 minuti la giostra, e che oggettivamente è stato difficile da superare, perché non essendoci immagine da poter proporre in quei momenti, il commentatore è stato anche troppo bravo a tenere viva l'attenzione, e questo è un problema contingente. Però il fatto stesso che al momento della premiazione la telecamera principale inquadrasse i quartieristi e non abbia pensato di alzare il campo per vedere la consegna della lancia al rettore vincente è stata veramente un errore. Però, come ho sentito già dire, gli errori si correggono. L'altra questione che dovremo seriamente affrontare insieme ai rettori in istituzione è l'informazione che si vuol dare del cartellone al momento dell'impatto. Dovremmo concordare qualcosa che sia un po' una via di mezzo tra la visione rallentata e ripetuta del cartellone, che capisco mette in difficoltà chi è in piazza ovviamente, con il minimo di informazione che il telespettatore deve avere, perché è anche giusto che chi sta a casa a vedere, e parlo degli aretini, a vedere il Saracino, deve avere lo stesso modo di valutare che ha uno in piazza. Oggettivamente a sto giro non ce l'ha avuta questa opportunità. Le carriere l'ha viste solo al momento della proclamazione del punteggio da parte della Rani. E neanche benissimo. E neanche visto, perché non c'è stato lo zoom, quindi quella è un'altra cosa da correggere. Però io non credo che si debba per forza puntare sul regista retino. Quantomeno si possono dare dei correttivi per fare in modo che la trasmissione prima di tutto risulti interessante e non abbia queste cadute che ha avuto, e soprattutto per quello che riguarda l'informazione, che sia molto simile a quello che avviene in piazza. Ma questo ci si arriva, si farà anche perché nel bando, quello appunto che ha pubblicato il sito dell'istituzione Giostra, quando ha pubblicato, no, l'invito a offrire, come si chiama, no, questa indagine di mercato in cui si fa l'invito, c'era proprio la lo gara. Scopo era quello di migliorare ulteriormente rispetto agli ultimi anni, era proprio specificato, no, quei mezzi che dovevano essere necessari, c'era tutta una, diciamo, una sfilza di richieste. Sì, credo che sì. Mi è capitato di vedere la cifra che è costata, no? Penso che 31.000 circa, più si possa fare anche meglio, insomma, ecco, si può sicuramente fare anche meglio, quindi, ecco. Tieni conto che comunque una riduzione rispetto agli anni passati. Sì, ma infatti, ma, cioè, però l'anno scorso erano tre. È anche vero che non si può puntare soltanto sull'economicità, perché se questo deve essere il modo di veicolare l'immagine... Però è stata scelta l'offerta più bassa delle quattro. È stata scelta l'offerta più bassa, sicuramente. No, dico, l'anno scorso era 39.000 e rotti, no? Per tre giostre, se non sbaglio, giusto? Non mi ricordo. E quest'anno era 30, circa 31. 31 più IVA per due, quindi giorni, c'è stato un aumento. Più la regia. Più la regia. La regia l'anno scorso non c'era. Non c'era. Aveva un costo a parte, però non ricordo qual è. Sì, sì. Però ecco, la regia quest'anno era compresa nel prezzo. Sì. Ok. E ecco, voi come la valutate? Nel senso, appunto, un incidente di percorso? Siete soddisfatti? Soddisfatti no, indubbiamente potevamo fare di meglio. Per dire, si è perso il momento della consegna della lancia d'oro, che insomma quello lì era una cosa assolutamente da far vedere. Ma io ora non starei tanto a polemizzare. Tutti credo ci siamo resi conto che qualcosa non ha funzionato. Lunedì abbiamo un CDA dove senza ombra di dubbio parleremo di questa cosa e cercheremo di apporre le giuste contromisure per non ricadere in certi errori. Ecco, Emanuele, come ti è sembrato? Per chi è stato a casa è stato un po' un problema, cioè, si è sentito diverse lamentele.
quindi insomma, c'è un malcontento. Un malcontento generale, sì. Francesco, anche perché appunto il service sarà lo stesso anche a settembre, quindi... Appunto non è per polemizzare, no, vogliamo fare polemica, però per spiegare alla gente che era a casa perché è successo. Il service, diciamo, sono le persone che mettono in piedi le immagini, sì. Poi come montarle ovviamente spetta come cambi camera, cioè. Per cui la qualità del service non credo che vada discussa, no. Perché le immagini che hanno trasmesso sono immagini di ottima qualità, anzi siamo probabilmente siamo anche in grado di fornire delle immagini ancora a qualità superiore, poi magari non ci sono delle TV che le possono offrire. Ma quindi diciamo da questo punto di vista il lavoro è stato fatto bene. Evidentemente la giostra non è stata trasmessa al meglio delle possibilità, questo ne siamo consapevoli, lavoreremo. Da parte dell'istituzione però credo e della scelta che è stata fatta, non è che abbiamo scelto un signore il primo capitato, abbiamo scelto questa signora che ha un curriculum, come diceva giustamente il sindaco, di tutto rispetto, una signora che ha fatto il Giro d'Italia, gare sciistiche, eventi di più di natura, per cui ci sentivamo diciamo al sicuro, poi evidentemente qualcosa non è andato per il verso giusto, ne siamo assolutamente consapevoli e anche noi siamo i primi a non essere contenti, perché comunque vada, anche noi siamo dei cittadini e tra virgolette molto appassionati alla giostra, non faremmo quello che facciamo, per cui il fatto che non sia stata trasmessa come ci aspettavamo sicuramente è un motivo di delusione anche per noi sul quale lavoreremo. Tra l'altro della giostra fa parte anche la bellissima manifestazione degli sbandieratori che quest'anno è stata particolarmente bella, bellissima. E le immagini non hanno reso giustizia a questa bellezza, quindi anche su questo ci dovremmo un po' insomma prendere le misure. Allora sentiamo Chiara Sanotti che ha fatto un piccolo viaggio tra gli aretini, ecco che sensazioni hanno avuto di questa giostra, ovviamente scelti a caso, quello che alcuni dicono, insomma. Vediamo. Sei preparato perché c'è qualche... No, sono quasi un disagio spirito. È stato l'anno del poker della Colombina, la 134esima edizione della giostra del Saracino è stata infatti vinta dal quartiere di Porta Santo Spirito con i cavalieri Gian Maria Scortecci e Lia Cicerchia. Il quartiere ha così conquistato la sua 35esima lancia d'oro dedicata al tenente Mancini, dopo essersi portato a casa le tre edizioni dello scorso anno. Noi siamo andati a sentire cosa ne pensano gli aretini di questa edizione della giostra e più in generale della promozione della manifestazione. Ero in piazza, quindi è stato sempre emozionante anche perché sono di Santo Spirito, quindi la quarta vittoria consecutiva, sempre grandissimo risultato, però puntiamo ad arrivare Porta Crucifera. Ci sarebbe niente da cambiare secondo lei di questa manifestazione anche a livello di promozione? Oddio, l'unica per promuovere un po' la giostra è evitare un po' di tempi morti, soprattutto la chiamata del giostratore da parte del maestro, cioè quando il maestro di campo chiama la carriera ci vorrebbe di velocizzare un po'. Mi sembra giusta, ma dopo il primo tiro era già finita. Ecco, ci sarebbe qualcosa da cambiare? Secondo me no, perché quella rete che rompeva le scatole lì al pozzo, dico che era la zanzariera, sembrava. Poi dopo il resto, le regole no, credo che siano sempre giuste. Questa manifestazione anche al di là dei confini aretini? No, non credo, perché vabbè, io sono dell'altro paese, quindi da noi non si sa niente, e magari non si sa molto di Arezzo. È stata una bella edizione, ovviamente insolita, perché insomma due centri consecutivi nessuno si aspettava, nonostante sapessimo che i nostri cavalieri sono molto forti. Promossa a dovere questa manifestazione anche al di là dei confini aretini o si potrebbe fare qualcosa di più per farla conoscere? Beh, in passato mi sembra che sia stato fatto qualcosa di importante e sia passato anche in canali televisivi di un certo rilievo tipo la RAI. Nelle ultime edizioni questo non si è visto e per noi questo è un peccato. Allora, abbiamo sentito un po' di aretini. Tra le proposte che avevamo raccolto durante le prove,
erano due di proposte di cambiamento, in questo caso invece del tabellone, ogni tanto ritorna questo dibattito. Una era di Mario Capacci, che diceva che il fatto che comunque anche le riserve fanno tutti questi cinque, insomma, nelle prove, a volte anche nella provaccia, comunque dice il segno che è diventato, cioè, è troppo facile, quindi bisogna rimpicciolirlo come era una volta. Martino Gianni invece fa un'altra proposta, cioè di invertire diciamo i punteggi laterali per cambiare un po', diciamo, l'equilibrio del... Vi chiedo, ecco, se è una cosa secondo voi, ecco, che non è fattibile, se siete d'accordo. Io... Tu no, mi sa. No, 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 per... tanto... no, cambia poco. No, devo dire, io se si apre un dibattito fra mille persone come variare il tabellone, ci saranno mille proposte diverse. Insomma, la vedo un'impresa un po' difficile. Non credo che ancora sia giunto il momento di cambiare il tabellone. Se vedi le giostre dell'anno scorso, ce ne sono state tre, le due di quest'anno, non credo che in piazza sono stati effettuati tanti cinque, no? A parte quelli di Santo Spirito, c'è stato uno solo del Vedovizio, no? Tutti gli altri. E del Vennacini. Però insomma, i cinque non è che vengono a pioggia come uno. Quindi possa, possa, la metà di cavalieri. Possa, assolutamente. quindi ecco. Emanuele, il vostro quartiere è abbastanza tradizionalista, quindi immagino che non sia favorevole. Io sono contrarissimo alle due opzioni. Anche qui bisogna fare un'analisi. Credo che, insomma, queste giostre così noiose poi dal punto di vista dei punteggi non lo sono. Pertanto credo che il naturale evolversi della giostra, che ci ha portato dal 4 che negli anni 90 dava una certa sicurezza di vittoria, ci ha portato a dover usare qualcosina in più, e sinceramente non vedo così facile provare con una certa continuità al 5. Può succedere, ma quello sicuramente è il merito dei giostratori, e sinceramente io non cambierei niente, anzi, perché vedo che quando si tira al 5 può succedere che si sbaglia. I tiri di questo sabato, penso il più distante sia stato forse a 1,5 cm, quindi voglio dire, si sta veramente lavorando su millimetri, e anche il bello della manifestazione secondo me va sostenuto. Secondo me era 5 quello di Cicerchia? Dalla piazza no, rivedendo piazza. Il famoso fermo immagino, comunque sì. Le immagini che passano, temo di dover dire di sì. Quindi arbitro, partita finisce. No, sui cambiamenti, anch'io sono abbastanza, come dire, tradizionalista. Un'idea non mia, che però riporto perché mi sembra abbastanza interessante, che potrebbe essere valutata, è quella di allungare il mazzafrutto di qualche 5 cm, che renderebbe indispensabile ritarare tutte le carriere con un diverso angolo di approccio, rimettendo sostanzialmente tutti in pari. È evidente che è un'idea. Sì, sì, vabbè, cioè, il dibattito è aperto. E tu hai detto sempre in un'intervista che abbiamo fatto che questo trio Martino, Elia, Gianmaria è indissolubile, giusto? Io mi auguro di sì. Però Martino, poi dell'intervista, ci dice che a settembre scade il contratto, sì, dice mi guardo intorno, dice mi hanno cercato un po' tutti i quartieri, però dice bisogna vedere se anche questi quartieri eventualmente sono disposti a fare quello che ho in mente io, perché magari dice non sono manco disposti. Si è preoccupato per questa scadenza? Ma Martino che si guarda intorno non è dal settembre che verrà. Però io credo che Martino, una situazione come ha trovato da noi, insomma, una scuderia attrezzata come la nostra, con un quartiere che sta vivendo questa bellissima favola, credo sarebbe quasi una mossa suicida, io credo, andare in un altro quartiere, anche perché credo che si troverebbe sempre come avversari Elia e Gianmaria, e ripetere quello che ho fatto a Santo Spirito in un altro quartiere, insomma, la vedo una gara dura. Con Elia Gianmaria è vero, ci ha lavorato tantissimo, ma ormai su di loro fa soltanto un lavoro di rifinitura, lavora molto sui giovani, è un lavoratore instancabile, un professionista vero, però Elia Gianmaria quando vanno in piazza anche loro danno il suo grosso contributo per portare il lanciatore a casa, e io ti dico la verità, non me li vorrei trovare come avversari. Quindi come io diciamo che tifo per un altro quartiere, quindi ci dovremmo abituare a vedere Santo Spirito. Ma noi non abbiamo segreti particolari, no? Che qualcuno mi domanda qual è il questo trio è Spirito. Veramente un trio. Noi si lavora ininterrottamente da ottobre a
al 4 settembre quest'anno, lavorando tutti i giorni, con passione, con dedizione, e dopo il lavoro paga. Dopo è chiaro, avere un maestro di lancia come Martino ci dà un aiuto, però insomma io credo che l'unica soluzione per poter contrastare questo momento buono di Santo Spirito è lavorare. E fa meglio. E provare. La coppia effettivamente è straordinaria, però insomma gli altri quartieri si stanno attrezzando e si sono attrezzati, quindi vedremo cosa... Mi sembra che stanno lavorando molto bene. Noi quest'anno li abbiamo messi in difficoltà, essendo stati estratti per primi all'estrazione delle carriere, che era una posizione che io mi auguravo, e la strategia per noi era già fatta. Prima carriera Gianmaria, si fa 5 e si mette subito una pressione incredibile sugli altri quartieri che avrebbero rivissuto l'anno appena trascorso. E andare in piazza con un 5 davanti di Gianmaria e sapendo che dopo una seconda carriera c'è Lia, insomma, era mentalmente e psicologicamente era pesante. Francesco, non ti chiedo se ti piacerebbe avere Martino Gianni come preparatore, se vuoi rispondi, e poi confermate che a settembre ci sarà, come avete annunciato, la staffetta Parsi Innocenti? Sì, assolutamente confermata, perché le motivazioni che ci hanno portato a questa scelta non sono cambiate. Diciamo, la giostra è andata in maniera diversa da come ci aspettavamo, per un tiro sbagliato, in questo caso di Vernaccini, al quale sinceramente non ci sentiamo di dover rimproverare nulla, visto che l'anno scorso ha sempre fatto 5 e è un ragazzo che ha lavorato tanto, e sicuramente un ribasso delle prestazioni ci poteva stare, lo sapevamo, è successo a giugno, lavoriamo per settembre per fare il meglio possibile. Per quanto riguarda Martino, no. Non l'avete cercato voi? No, io sinceramente, personalmente no, lo saluto e lo conosco pochissimo, ma lo saluto giusto perché ora, essendo rettore, ho questo privilegio che la gente magari mi riconosce, e allora lo saluto, ma non ho mai parlato con lui approfonditamente, anche perché noi in questo momento siamo ben coperti da tandem Tamarindi Cecconi, per cui siamo contenti. Vediamo proprio. Tanto fa piacere vedere una donna così preparata, così. No, ma io personalmente lo sapevo anche il nostro staff, il nostro consiglio direttivo, che gli ha dato ampia fiducia, perché sappiamo delle sue enormi potenzialità, conosce molto bene l'ambiente dei cavalli, e credo che dal punto di vista appunto della preparazione del cavallo siamo arrivati molto bene a queste giostre. Ultima domanda, Emanuele, mi sembra che Carboni comunque sia ambientato, al di là che è arrivato all'ultimo, si è ambientato bene. Insomma. Molto bene, molto bene. È stato accolto molto positivamente da tutti, e lui di conseguenza. Bene, una bella chiacchierata sulla giostra, che perché ora ci risiamo, perché sai come vola il tempo. A settembre siamo pronti. Siamo pronti. Tra l'altro noi abbiamo dedicato tutta la giornata di, oltre che tutte le notti, le prove a mezzanotte, ma abbiamo dedicato poi tutta la giornata di sabato. Di sabato fino alle 20, insomma, proprio alla giostra. Io ringrazio molto i nostri ospiti, grazie a Ezio Gori, Emanuele Fabio e Francesco Fracassi. Il sindaco lo teniamo un attimo, però. Ok, a disposizione. Ecco, una ventina di minuti. Tra poco, così un po' a quota libera, tra un attimo.
metti tra le altre cose un Formelli con due veterani, cioè che non vuol dire niente, no? Attenzione. Seconda parte di Nero su Bianco, è rimasto con noi il sindaco Alessandro Ghinelli dopo aver parlato di giostra con Piero Franchini. Adesso facciamo un po' una ruota libera su alcuni argomenti. Partirei dalla sanità, vediamo questo servizio di Greta Settimelli che ha seguito qualche sera fa. Sapete che c'era stata quella polemica a distanza tra il dottor Luciano Galli e Enrico Desideri, no? E Dindalini. E Dindalini anche. Su insomma le cose che non vanno o che l'azienda dice che invece vanno sulla sanità. Quindi c'è stato questo incontro aperto ai cittadini, di cittadini ce n'era molto pochi, vediamo comunque che cosa è venuto fuori. Primo dei tre appuntamenti di Agorà Salute all'auditorium Pieraccini del San Donato di Arezzo, incontri di confronto tra la direzione aziendale della ASL e i cittadini per fare il punto dopo l'accorpamento delle aziende sanitarie di Arezzo, Siena e Grosseto. Pochi, a nostro modesto parere, gli interventi dei cittadini che hanno perso l'occasione per avere risposte sulla loro sanità. L'evento è arrivato peraltro all'indomani dell'aspra polemica tra Luciano Ralli, sottoscritta anche da Angelo Agnolucci e dal segretario del PD, e la direzione aziendale, che a mezzo stampa aveva anche consigliato a Dindalini di pensare alle cose di casa sua. Durante gli interventi è stata ribadita l'importanza di investire in alcuni settori oggi fondamentali come la psichiatria e la medicina d'urgenza. Il sovraffollamento del pronto soccorso è determinato in parte da una grande quantità di accessi, ma in parte dalla difficoltà in uscita. Adesso siamo a una media di 305-310 accessi al giorno, con punte di 270. Noi dobbiamo fare riferimento al modello anglosassone, che non divide i servizi della salute mentale a 18 anni, cioè c'è tutta la fascia che va dai 12 ai 25 anni, che è una fascia omogenea, e che interrotta a 18 anni crea l'aggravamento del fatto che è già difficile agganciare una persona di 17 anni, ma poi è difficilissimo passare a un altro servizio se è stato appena agganciato, avrebbe senso un'equipe unica. Alla fine una buona notizia c'è, 1,5 milioni di euro per il San Donato e la promessa di ripetere questi incontri in maniera sistematica. Secondo me, diciamo così, pochi cittadini, tanti medici a dare risposte, questo sicuramente. Lei ha preso l'impegno di organizzare incontri di questo tipo addirittura ogni 4 mesi, quindi magari la cittadinanza potrà partecipare di più. Abbiamo sentito una bella notizia, un investimento importante che dovrebbe arrivare nel 2018. Noi abbiamo il piacere di ascoltare i cittadini, naturalmente i cittadini che sono venuti, non pochi, ma insomma quelli che sono venuti avevano le idee chiare, hanno fatto domande molto precise e anche molto buone, molto precise. I professionisti presenti hanno dato la loro risposta e abbiamo tutti detto: non buttiamo via quelle tante cose buone che facciamo, forse confronta agli altri meglio degli altri, ma attenzione, ci sono tante tante cose da fare meglio. Questo è stato un po' il leitmotiv di questa giornata. Ci piace l'idea che diventi un appuntamento ogni 4 mesi, quindi in autunno ci ritroveremo con i cittadini e io ho preso appunti e tutte le cose che ci sono state dette le torneremo ad affrontare insieme. Ecco, intanto la CGIL ha interrotto le relazioni sindacali con l'azienda proprio perché l'azienda continua a dire va tutto bene e lui dice, la CGIL dice gli operatori dicono il contrario e vivono la quotidianità. Quindi da una parte c'è la sensazione, sindaco, che questa azienda non riconosca, no, fino in fondo quali sono i disagi quotidiani. Questo è il problema, hai detto la cosa giusta. Questo è il problema, cioè si tende a minimizzare queste critiche, peraltro devo dire mai eccessivamente verbose, mai eccessivamente violente, ma sempre fatte con l'animo di voler migliorare il servizio reso ai cittadini. Purtroppo la direzione si trincerà sempre con le statistiche che siamo la migliore ASL della Toscana e quindi siamo la migliore ASL dell'Italia. E purtroppo non è più così, forse lo era quando Arezzo era da sola, ma adesso che è con Siena e con Grosseto non è più così, cioè è palese, è sotto gli occhi di tutti che il servizio reso ai cittadini è in calo di qualità. Oh, c'è poco da fare. Poi ci possono essere motivazioni non legate, assolutamente non legate alla qualità dei professionisti, fuori di dubbio. Ci sono evidentemente problemi legati alle risorse
e al sistema organizzativo. Ecco, io su questo vorrei che ci fosse più chiarezza. Il modello organizzativo dell'ASL di Area Vasta, della Slona, è sostanzialmente diverso dal modello organizzativo dell'ASL aretina piuttosto che quella senese o quella grossetana. Questo nuovo livello organizzativo non è chiaro e per ora è fuori di dubbio che non è efficiente, perché basta chiederlo ai cittadini e non possono non aver notato che il servizio è peggiorato, si è allungata la risposta, è più complicato accedere al servizio, è più lungo il tempo che si passa prima di passare attraverso le cure sintomatiche per chi si reca al pronto soccorso. Fermo restando che forse il modello ancora sul quale metter mano è quello più generale della sanità, perché tutti questi accessi al pronto soccorso forse denotano che un filtro che ci dovrebbe essere a monte non c'è o non è eccessivamente efficace, non lo so, però sentire i numeri che ci ha detto il dottor Iannelli fa rizzare i capelli in testa. Allora cosa voglio dire? Non è una politica positiva quella del dire tutto va bene, va dalla Marchesa. Molto meglio sarebbe dire sì, è vero, questo problema c'è e allora abbiamo rilevato quali sono le cause, provvediamo a mettere in pista rimedi. Questo sarebbe un approccio che io gradirei molto di più. Ma dunque, l'altra sera quando abbiamo fatto la trasmissione, appunto, che c'era qui l'ex direttore Ricci, Ricci ha detto in modo molto chiaro che vengono usate graduatorie che non veritiere, perché che la ASL aretina o la Slona, chiamiamola così, è scomparsa da tutte le graduatorie di quelle che Desideri si ostina a dire che siamo i migliori, che siamo, quindi noi abbiamo detto più volte, e gliel'abbiamo detto anche in modo diciamo anche abbastanza energico così, che le case della salute sono state un fallimento. E quindi questo poi ci è stato confermato dai vari sindaci, come ad esempio la nuova sindaca di Monte San Savino, per dire, quindi Margherita, ci è stato detto appunto che le case della salute, dove sono stati investiti diversi soldi, non funzionano. Non funziona perché i medici non ci vogliono andare, perché i medici chiaramente si sentono lì un numero, ecco, mentre invece prima nel loro ambulatorio erano il tale e il dottore, e quindi lì invece vai lì, chi trovi trovi, e quindi cioè, ecco, e quindi e la gente non, e che fa? La gente va al pronto soccorso. Quindi ma ci sono una serie di cose, noi abbiamo visto, siamo andati anche a scartavellare anche un pochino nelle varie cose interne dell'ASL, no? Quindi che sono pubbliche tra l'altro, però questa chiarezza che dovrebbe essere appunto lampante, invece si riferisce a dati addirittura del 2013-2014, non abbiamo ancora dati su più e quindi e lì noi abbiamo notato che ci sono, per dire, degli amministrativi che sono stati considerati amministrativi medici. Io non lo so come, cosa vuol dire? Vuol dire che il medico, dopo aver fatto l'operazione, va in ufficio e fa anche. Spero di no. No, quindi ecco, perché a noi ce ne erano sembrati tanti di questi amministrativi. E quindi ecco. E questo mi sembra che insomma ci siano e poi diciamo anche la brutta cosa che di attaccare appunto in questo modo il dottor Ralli, che è una persona che io ritengo conosciuta e molto in gamba, quindi di avergli detto che ormai non è più innamorato della sua professione, così come ad Indalini ha detto per te, guarda che in casa tua c'hai più cose per dire. Sembra un po' una faida interna. Insomma, sembra appunto, e qui questo non si può giocare sulla salute della gente. Quindi, Volevo chiedere se si è parlato in questi mesi anche dell'allarme di nuovo sul 118, è infondato o c'è un progetto? Ma a me non risulta che ci sia un progetto di rimozione, mi risulta che ci siano dei movimenti più o meno indipendenti che tendono a portarcelo via, ma non credo che noi potremmo mai rinunciarci. Cioè, se dovesse succedere veramente la volta che ci dovremo incatenare agli elicotteri o incatenare alle ambulanze. Sì. Cioè, oltretutto l'ha messo in piedi il dottor Mandò ad Arezzo con un'efficienza straordinaria, siamo un'eccellenza, non c'è storia che ci venga tolto. Un altro problema è quello del nucleo elicotteristi, anche questo è a forte rischio. Ma perché? Perché questa benedetta politica di Area Vasta vede inevitabilmente il suo fulcro, il suo centro
in Siena e non in Arezzo. E questo è il problema di fondo, per cui tutto quello che ruota intorno a qualche cosa di centralizzato e di nevasta va a finire che si pensa di localizzarlo e portarlo a Siena. Questo è oltremodo sbagliato, perché non è che la centralità geografica di Siena in questo momento possa significare nulla, anche perché l'infrastrutturazione del nostro territorio è carente, quindi comunque bisogna pensare a cose al limite anche raddoppiate. Se un 118 sta ad Arezzo e è troppo lontano per Grosseto, se ne faccia un altro a Grosseto, ma non si tolga ad Arezzo. Ma a Siena le raddoppiano, perché ad esempio le auto mediche, che ce ne dovrebbe essere una ogni 100.000 abitanti, a Siena ce ne sono due. Quindi non mi risulta che Siena abbia 100.000 abitanti. Comunque, quindi, per dire, questo è stato detto sempre dal dottor Ricci l'altra sera, quindi ecco, per dire, ci sono, ecco, come hai detto bene, questi spostamenti verso Siena che non so, ecco. Ma poi purtroppo noi subiamo un processo di degenerazione dei sistemi organizzativi e dei sistemi amministrativi che è figlio di un equivoco di fondo. È figlio di un equivoco di fondo che si basa sul fatto che l'aumento del numero degli assistiti per la stessa unità organizzativa riduca i costi, che è un errore di fondo, anche perché si sono presi a base di queste statistiche dei dati che non sono nostri, che sono dati nordamericani, che hanno un territorio e una realtà sociale completamente diversa dalla nostra. Quindi non c'è storia, la nostra realtà geografica, storica e di tradizione è legata all'epoca dei comuni. La nostra forza in Toscana deriva dalla struttura comunale, quindi non c'è verso che la si possa modificare rispetto a questo, perché la cultura di un aretino rispetto alla cultura di un biturgense è diversa, non ci puoi mettere insieme perché non siamo omogenei. Quindi questo voler rispalmare il tutto dal mare all'Appennino ha veramente poco senso. E per ora la modifica introdotta dalla riforma regionale della nostra sanità è, scusatemi, lo devo dire, un fallimento. Cioè non ha prodotto miglioramenti né in termini economici, tantomeno in termini di efficienza. Quindi io credo che, e lo dico con la responsabilità di un sindaco, dovrebbero, a partire dalla regione, quindi dall'assessorato alla salute, ai direttori di ASL, fare un sereno esame di coscienza. Domandatevi, è questo il risultato che volevate ottenere dopo un anno e mezzo? Io penso di no. E allora, se non è questo, pensate a come si fa a migliorare. Allora, rapidamente, adesso bando. Ora, il bando, non quello della giostra, è il bando, ora, siccome, come il ministeriale, quello di milioni. Ora punteremo il dito anche sul sindaco. Sul sindaco in che senso? Ora arrivano questi 17 milioni e quindi vedremo come... Perché io ho visto, no, un progetto che a me mi sembra, non lo so se ho capito male, il raddoppio del baldaccio. Del sottopasso del baldaccio. Ecco, è un po' stretto. Ma lì era stato scritto un po' male. Perché non sono tutti quei garage che hanno ridotto... Allora, il parcheggio baldaccio è una struttura, un'infrastruttura per la sosta che è in questo momento sottoutilizzata. Sì. È utilizzata al 50% in quanto si riempie, e non del tutto, solo il piano meno uno, e attenzione, si riempie grazie a un sistema tariffario di favore diciamo praticato alla questura, alla, non so se anche alla prefettura, cioè diciamo ai grandi enti pubblici che stanno, una volta c'era il Genio Civile, alla provincia, a tutti gli enti pubblici che stanno lì nel contorno. Bene, il meno due è inutilizzato, è chiuso. Noi stiamo cercando di rilevare questo parcheggio dal suo attuale proprietario, che è la società che lo ha costruito a suo tempo in un regime di concessione, perché il parcheggio baldaccio può veramente diventare il perno per la sosta per chi viene dall'autostrada. A questo punto si lega il tema dell'attraversamento da via Baldaccio d'Anghiari a via, diciamo, a Pescaiola, al quartiere di Pescaiola, che soffre della presenza di un solo sottopasso, il cosiddetto sottopassaggio vecchio, che è stretto. Abbiamo messo nel programma delle opere pubbliche del triennale, che potrà usufruire dei finanziamenti quando arriveranno, perché ancora non sono arrivati, sono stati promessi mille volte ma ancora non sono arrivati, ma credo che arriveranno, il raddoppio di quel sottopasso, in modo tale da poter garantire una miglior permeazione tra il popoloso e vivo quartiere di Pescaiola e la zona del Baldaccio.
Teniamo conto che di là dalla ferrovia, per chi la guarda da Baldaccio, ci sono la città universitaria e c'è l'ospedale, visto che si parlava di sanità poco fa. Quindi quello è un punto nodale, un punto nel quale bisogna investire, e una parte degli investimenti andranno per l'appunto nella risoluzione di un problema di viabilità, nel miglioramento di un sistema di soste parcheggio che è il Baldaccio, in un collegamento del Baldaccio con Piazza Guido Monaco, la stazione e il parcheggio Mecenate, con una navetta che farà avanti e indietro da mane a sera, e con una riduzione della capacità di sosta della Cadorna da portare al Baldaccio. Alla Cadorna rimarrà una parte di parcheggio per i residenti, rimarrà il parcheggio a sosta breve per i cittadini che devono andare allo sportello unico, ma una gran parte dello spazio verrà recuperato per tornare a essere una piazza. Era una piazza, la piazza Darmi, deve tornare a essere anche se una è uno dei pochi parcheggi che funziona. Funziona perfettamente, però se riusciamo a convincere gli aretini non che è facile, a piedi dal Baldaccio a via Petrarca ci vogliono 5 minuti. La vedo dura. La vedi dura, comunque, una cosa è certa. Anche perché quello è un parcheggio che proprio, sai, non è mai andato giù. Quello. Una cosa è certa, e questa è una filosofia che io applicavo già dai tempi in cui ero assessore con il ingegner Loverini. Non togliere mai ai cittadini un'opportunità se non gli hai dato l'opportunità sostitutiva. Non chiudere una strada se non hai aperta un'altra che garantisca lo stesso servizio. Non levare un parcheggio se non hai creato un altro che in maniera simile possa svolgere la stessa funzione. Questa è una regola d'oro per far bene l'amministratore. Altri investimenti? Ecco, quelli anche che saranno i primi a vedersi, diciamo, che la gente vuole sapere. Insomma. Ma i primi a vedersi, sapete che si sta lavorando alacremente al progetto della realizzazione di un nuovo svincolo, di una nuova intersezione, per chiamarla col suo nome, a livelli sfalsati in via Fiorentina con la tangenziale. Abbiamo la possibilità di migliorare la viabilità davanti all'Ebole, e qui si apre il mondoso tema di che cosa sta avvenendo all'Ebole. So che c'è una ridefinizione del pacchetto da parte del proprietario dell'area, che è già venuto in amministrazione a parlare di quelli che sono i suoi nuovi obiettivi, che di fatto lasciano le cose come sono, ma è alla ricerca di un partner che possa sostituire quello che ha fatto il passo indietro e che è Esselunga, ma non credo che cambierà molto. C'è stato uno slittamento dei tempi, ma io ho fiducia che il tutto si possa risolvere in tempi relativamente brevi. Quindi queste sono le cose, diciamo, a nord della città? A nord della città c'è il primo tratto della chiusura dell'anello nord, come sapete, il primo tratto che collegherà Viale Santa Margherita con via Bonconte da Montefeltro. C'è già in partenza una progettazione, perché è stato fatto uno studio idraulico di regimazione delle acque su Viale Santa Margherita, per cui ci sono anche opere idrauliche che hanno visto. Però come mai sono state lasciate? Hai visto? C'è praticamente SOS è andata a vedere. Che c'è. No, siamo andati a vedere lì in Viale Santa Margherita, per l'appunto. Sono stati tutto 40 anni che sono anche un po' pericolosi. Sì, su quello diciamo che c'è da prendere una decisione sul fatto se metterci o meno un guardrail e concordarlo anche con tutti coloro che hanno titolo per poterci dare questa autorizzazione. Perché l'altezza dello scavo che ha ripulito il fosso, credo che a stretto rigore non lo renda necessario, però siccome è un fosso relativamente grande può darsi profondo. Non ci sono profondo, scarichi che magari sono maleodoranti, cioè è stato ripulito tutto proprio per questo, perché c'era il deposito di 40 anni di scarichi. Scarica. È stato ripulito per quanto era possibile fare, quindi è stata ricostruita di fatto una officiosità idraulica, così si chiama. Però non è finito qui, so che è in progetto un raddoppio di un collettore fognario per acque bianche che sta sul lato uscendo dalla città di destra, quindi per aumentare la capacità di scarico. Allora, prima di parlare un attimo del ponte, c'è un'altra opera di questo tipo, che ce ne sono tante, nella zona di Antria. Quella ci sono problemi idraulici, anche lì saranno fatti dei lavori di allagata. Perché in molte zone ci sono questi scarichi che arrivano e che non si sa da dove vengano, tra l'altro si sa, e mai da anni che va così. Prima di parlare un attimo del Pionte, anche sulla proposta di mettere un punto fisso, adesso vedremo un breve servizio,
ci sarà la riqualificazione di Piazza della Stazione, Piazza della Repubblica. Altra grande, ecco, esatto, altra oltre grande ai giardini del Porcinai, insomma, le cose che già sappiamo. Ma è un po' che non si sente più parlare della stazione Media Etruria, cioè va avanti, che punto sono lì? Perché a un punto morto. Perché in Umbria stanno, basta leggere i giornali, lì stanno facendo un'ipotesi più, diciamo, terra-terra, nel senso di trasformare l'Intercity, quello che è il Terni Milano, di trasformarlo in una freccia sostanzialmente, che parte la mattina verso Milano appunto e torna la sera, saltando evidentemente dopo Arezzo alcune fermate, e sembra un'ipotesi, insomma, se gliela dovessero accettare, nell'immediato forse più percorribile. Sì, loro hanno però il problema dei raggi di curvatura della loro parte di linea ferroviaria, che credo in questo momento non gli consenta di fare questa operazione a pieno. Ma io credo che la stazione Media Etruria, che è stata una buona idea, alla fine si sia un po' arenata, non tanto per la difficoltà di reperire risorse, anche perché un'infrastruttura di quel tipo, con quello che può significare in termini di spostamento e di presenza di viaggiatori, ricordo che è stato più volte ribadito il concetto che per renderla economicamente conveniente occorre un bacino di utenza di almeno 2 milioni di viaggiatori l'anno, cosa che può essere garantita ampiamente dal bacino di utenza aretino e dal bacino di utenza umbro che si riferisce a Perugia, soprattutto perché Perugia ha un problema di collegamento con Milano, non con Roma. Quindi diciamo che il posizionamento di Media Etruria, dove noi aretini l'abbiamo sempre pensato, cioè in località Manziana, dove le due ferrovie sono distanti non più di 80 metri, è la posizione assolutamente ideale per poter fare questa stazione di scambio. Il tema però è che, siccome le realtà territoriali e comunali coinvolte sono tre, e cioè Perugia, Arezzo e Siena, Siena di Manziana non è d'accordo perché non risolve i loro problemi. Loro la vedono addirittura sud di chiusi. Sì. È chiaro che questo è un interesse confliggente con Arezzo e con Perugia, e quindi se non c'è questa, diciamo, condivisione anche con Siena, l'assessore ai trasporti ha sempre detto che lui non si sarebbe speso più di tanto, cioè sostanzialmente ha detto: i comuni siete voi, decidete voi, quando avete deciso mi chiamate. La decisione in questo momento non può essere presa perché Arezzo e Perugia la vedono in maniera completamente diversa da Siena, che punta addirittura alternativamente a una soluzione a Farneta, in un luogo dove non c'è la ferrovia, e quindi ha poco senso fare lì una stazione di scambio soltanto gomma rotaia e non ferro-ferro, come legittimo che sia. Quindi io penso che per adesso non si parli di Media Etruria. Le battaglie che sono in corso e che ci vedono sempre presenti, e su questo devo dire che, oltre al sindaco di Arezzo, l'altra grande presenza, che ringrazio, è quella dell'assessore Ceccarelli, è quella per ottenere alcune fermate in più degli Eurostar che viaggiano tra Roma e Milano. Sì. Noi abbiamo, se ci pensate bene, due treni che rendono possibile il pendolarismo addirittura giornaliero Arezzo-Milano, il 6:06, se non ricordo male, o il 6:11 la mattina, che arriva alle 8:40 a Milano, e tra l'altro è un tragitto che è Arezzo-Milano, quindi si forma ad Arezzo, e il ritorno la sera. Quindi chi da Arezzo deve andare per turismo, per lavoro a Milano, parte la mattina presto, arriva a Milano in prima mattinata, fa quello che deve fare, dopodiché riprende il treno e torna la sera. Non c'è l'analogo per chi da Milano vuol venire ad Arezzo, quindi è un vantaggio per i nostri imprenditori, per la nostra gente, ma rende difficile il percorso inverso. Ecco, basterebbe anche soltanto una coppia di treni messa al contrario, che partendo da Milano la mattina alle 6 o alle 7 arriva ad Arezzo in prima mattinata e riparte per Milano la sera, e noi saremmo, diciamo, per adesso su Milano a posto. Su Roma la cosa già esiste, e quindi non si può che lavorare su questa strada, aumentare il numero di convogli che fermano ad Arezzo. Allora, il Pionta se n'è tornato a parlare di nuovo in questi giorni, sì, per qualche episodio, insomma, che anche gli organi di stampa hanno riportato. Noi proprio in queste ore ci siamo tornati, tra l'altro ci siamo imbattuti in un controllo della Polizia Municipale che era lì. Vedi? Allora ci sono, ci lavorano. Ci lavorano. Vediamo anche e sentiamo qualche voce che abbiamo raccolto. Mm.
Parco del Pionta, questo è uno dei luoghi di Nessuno, questa villa abbandonata dove la sporcizia, le siringhe, il degrado albergano quotidianamente, un parco che nonostante i buoni propositi continua spesso a essere preda di persone che vivono ai margini, persone che sono dipendenti dalla droga, spacciatori e anche migranti che passano qui gran parte delle loro giornate, spesso lasciando sporcizia e altri ricordi che chi quotidianamente prova a vivere questo parco si trova davanti. C'è quella villa Chianini lì. C'è lo sporco che ci vorrebbe a due persone in mezza mattinata, c'è di tutto lì, c'è di tutto. Ci fanno a dormire, ci fanno tutto il sporco comodo. È inutile che passano con la macchina, fa le giratine con la macchina, consumo la benzina e basta. Qui ci vorrebbe gente che ci staziona, almeno due persone. Che viene spesso e non che fanno la giratina con la macchina. Non ti puoi azzardare di niente. L'altro giorno ho detto lo fuoco a delle carte lì vicino al bar. Io lo dissi al barista perché avevo paura che pigliasse fuoco ogni cosa. Ah, mi minacciò, mi corse dietro uno perché vide che avevo avvisato il barista. Di là dietro da solo andato perché è pericoloso. Cosa c'è? A me non è successo niente, però. Sono tutti di loro, sa paura. Le collane bisogna le mettere, che è successo che l'hanno strappate, ha capito? E durante la nostra visita al Parco del Pionta, un controllo della polizia municipale è arrivata qui con auto e moto. Chi frequenta il parco però chiede interventi più incisivi. L'ho visti oggi la prima volta in tre girare a piedi, perché è inutile che vengano qui con le macchine, non serve a niente. Vengo con le macchine e poi se qualche nero spaccia la droga la spaccia là vicino alla via, perché io vedo dei ragazzi bianchi giovani che parlano con loro e poi partono, però viene la polizia, arriva alle spalle e quelli escono dal cancello. Purtroppo questo è un paese che le regole ce ne tante, ma nessuno le rispetta, nessuno le fa rispettare. Allora, anche lì c'è un intervento in corso di riqualificazione, però veramente la sensazione al di là che magari non succede niente, no? Però per il numero anche di persone, di migranti che ci si trova veramente a Certia, sono delle zone veramente che ce ne sono tantissimi, anche nel pomeriggio oggi abbiamo visto, insomma, c'era pochissime persone, diciamo, aretine e una massa di chiaramente migranti che, ripeto, magari non fanno nulla, però c'è questa sensazione di, diciamo, di non sentirsi molto a proprio agio, diciamo così. Sì, diciamo che finché rimane una sensazione non preoccupa, quando ci sono comportamenti arroganti non sono tollerabili, no? Su questo non ci sono dubbi. La presenza della polizia municipale ha proprio questo significato, di fare da deterrente per una parte e di sicurezza dall'altra. Il fatto che gli agenti circolino in auto non è che cambia la capacità di intervento, anzi per certi versi la rende ancora più efficace. Certo, faranno anche, penso che facciano, i loro bravi controlli a piedi, fuori dalle strade, anche nella parte di prato, nella parte di bosco, nella parte di oliveto. Quindi da ieri, credo, noi abbiamo istituito un servizio permanente al Pionta, mentre prima c'erano due pattuglie a rotazione che lavoravano su Campo di Marte, Pionta e Saione. Adesso ce ne sono tre e una è fissa a Campo di Marte, viste le dimensioni ragguardevoli del sistema. Quindi ci sarà sempre in ogni momento? Che girano, io non so come sì. Si è organizzato il comandante, però siccome c'è stata questa levata di scudi sul comportamento arrogante di alcuni ragazzi di colore, bene, allora la medicina è quella di far sentire maggior presenza da parte delle forze dell'ordine. Ecco, purtroppo doveva far così. All'inizio del mandato ci furono molti blitz a Campo di Marte, sì, sì. C'è l'ipotesi, ecco, magari di riproporre. Sì, ma credo che siano stati programmati anche, non so per quando e non si deve sapere. Certo. Perché sono ovviamente dei blitz del tutto a sorpresa. Ma sono fatti coordinati dalla prefettura con Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia Municipale. Siamo in chiusura, l'ultima? Sì, io appunto, come sapete, ho l'attività lì vicino e quindi sento un po' quello che è la voce, diciamo, della gente, no? Quindi ecco, c'era stato un attimo, appunto al momento in cui erano state fatte delle iniziative lassù, un attimo, diciamo, di apertura, no? Della gente verso il Pionta, tant'è vero che si vedeva tanta gente che passava su con i bambini, quindi è certo che questi episodi che accadono anche la scorsa settimana, per dire, sono episodi che magari
raffreddano un po' le cose, no? Quindi, però ecco, credo che almeno ho visto c'è un'altra credibilità, cioè allora la gente comincia a pensare che effettivamente si sta mettendo le mani, diciamo, nel pionta per cercare di portarlo a una situazione vivibile. In vacanza? Cioè, io? Sì. Ma senti, non lo dico perché l'anno scorso mi ero preso 4 giorni di ferie, ero andato a Riccione, nel mezzo venne la sventolata, mi tocco lasciare tutto e venire a Riccione. La vacanza, ma fa che? Sto benissimo. No, io devo dire che a luglio, se mi riuscirà, mi stabilisco in campagna, quindi per me la vacanza è tutte le sere tornare a una casa in campagna, a Oliveto, ci tengo a dirlo. Ma poi dal sindaco. Noi si dice sempre che Arezzo è una bella città, quindi ci dobbiamo credere anche noi. Arezzo è una bella città, facciamo le ferie ad Arezzo. Grazie mille al sindaco di Arezzo, Alessandro Ghinelli, grazie a Piero Franchini, a tutti voi, buonasera. Grazie a voi tutti, buonasera.